Continuano gli insegnamenti del Signore, che vuole riempire di stupore la vita dei suoi discepoli. Lo stupore nel contemplare la bellezza della vita, la giustizia di Dio, il bene comune, a partire dal bene personale, che possiamo noi soltanto realizzare se ci abbandoniamo e ci immergiamo nella sorgente del bene che è il Signore. Gesù dice: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarme e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Ricordo un giorno che una donna anziana, benestante, aveva da qualche anno perduto il marito, era molto preoccupata, mi diceva, perché in banca aveva molti gioielli, molti soldi, ma soprattutto molti gioielli di valore. E siccome proprio negli ultimi giorni si era consumato un furto ad una banca, entrò in tensione, in agitazione. E se dovessero andare a rubare anche nella mia banca, che ne sarebbe del mio tesoro? E allora ha pensato di portarselo a casa e lo ha nascosto nel materasso, tanto dice: qui dormo, nessuno lo troverà, nessuno penserà che i miei gioielli sono nascosti in questo materasso. Cercava di non uscire se non per le cose necessarie, perché doveva guardare. Era molto concentrata. Ma un giorno, tornando a casa, ha visto la porta sbrancata, tutta la casa sotto sopra, il materasso squarciato, non c'erano più i tesori. Ed è venuta a trovarmi e mi ha raccontato questa storia. La cosa strana è che lei, dal momento che ha superato lo shock del furto, nel suo cuore è incominciato a fiorire la serenità, un senso di liberazione. Padre, io adesso non sono preoccupata, non sono angosciata, non ho la preoccupazione di questo tesoro che io ritenevo fosse una presenza importante nella mia vita. Adesso non ho da pensare a niente, voglio soltanto confessarmi e ringraziare il Signore perché mi ha liberato. Ecco la tarma, la ruggine, ti consumano i sentimenti del cuore, ti agitano, ti fanno soffrire. Il possesso, l'avere smodato, affamato, portano tristezza, portano preoccupazione, ti fanno perdere la bellezza della vita che scorre davanti a te come un fiume libero di acqua zampillante, fresca. E esorta: accumulate invece per voi tesori in cielo, la carità, la bontà, l'attenzione ai poveri, di quel poco che abbiamo. Vi ricordate quella vedova che ha messo al tempio l'unica moneta che aveva, discretamente, mentre i ricchi facevano sfoggio? E Gesù la prende come esempio: ha messo tutto quello che aveva, perché, cari fratelli e sorelle, se noi abbiamo fiducia nella provvidenza, se noi ci affidiamo con tutto il cuore al Signore, come fa a farci mancare? Chiedete prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in sovrappiù.
Si tratta di fede. Si tratta di credere nel Padre che provvede ai suoi figli. E poi, bellissima questa espressione, la lampada del corpo e l'occhio. Se il tuo occhio è semplice, è libero, anche il tuo corpo è così. Se noi, cari fratelli e sorelle, ci potessimo guardare allo specchio quando non siamo in grazia di Dio, noi vedremmo il nostro occhio turbato, annuvolato, preoccupato, chi ha ancora la coscienza. Ma se noi vediamo anche l'occhio di chi fa il male, è oscuro, non ha il coraggio di guardarti in faccia, si nasconde come il buio nella notte, è nervoso. Perché questo? Perché c'è il male, perché c'è l'inferno, perché c'è l'odio, perché non c'è l'onestà, c'è l'iniquità, il sorpiuso, la cattiveria. E allora tutto il corpo, dice Gesù, è tenebroso. E se la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra? Fratelli e sorelle, non è una domanda, è un'affermazione col punto esclamativo nella bocca di Gesù. E allora riflettiamo con molta serenità, ma verità. Dov'è il mio cuore? Un giorno hanno chiamato Antonio di Padova perché era morto un signore molto ricco. Lui si è recato a casa e quando è andato dice: questo è un cadavere senza cuore. Si sono meravigliati. Hanno chiamato i cerusici, perché lo aveva detto Sant'Antonio: aprite e vedete che lui è senza cuore, perché il cuore è nella cassaforte. Sono andati a vedere e il cuore era in mezzo ai soldi, ai suoi gioielli. Hanno aperto il petto del defunto, non c'era cuore. Dov'è il tuo cuore? Là sarà la tua ricchezza. Se il nostro cuore è nella ricchezza del Signore, il nostro cuore è di Dio. Se il nostro cuore è nella ricchezza mondana, il nostro cuore è di Satana.